Italia. E noi di Attac ci battiamo in Italia da 10 anni, in tutta Europa anche da prima, per la regolamentazione dei mercati finanziari e una globalizzazione che sia equa e giusta e una Europa democratica, cosa che attualmente non è, perché siamo schiavi sotto la dittatura delle banche centrali che sono private. Alessia De Iure, siamo qui perché anche noi aquilani oggi manifestiamo contro questo governo, perché noi non paghiamo non solo la crisi, ma non paghiamo tutte le conseguenze del terremoto che ci ha colpito ormai 2 anni e mezzo fa, e la ricostruzione è praticamente ferma a zero. Aldo Gatto! Perché è qui? Perché sono qui? Perché ho le scatole piene! Se ne debbono andare tutti! Siamo stanchi, ci hanno ridotto pelle e ossa, ci hanno ridotto sul lascico, non si può vivere più. E io lavoro, contribuisco nella società, in tutti i modi. Pago un sacco di tasse, pago, ormai non ci arrivo più a fine mese, basta, è ora di smetterla. Se ne debbono andare, tutti! Il nome è Omar, cognome Aboresk. Noi siamo qua, arrivato da Milano ieri sera per la solidarietà ai nostri fratelli e sorelle italiani. Scalciamo e via Berlusconi. Riccardo Franceschelli. Perché non è possibile andare avanti con Berlusconi, siamo la vergogna d'Europa, ci prendono in giro tutti. Se c'è una sorella mignotta ho fatti i soldi. Siamo qua per iniziare a costruire un percorso che ponga in prima posizione le ragioni del precariato, sia declinato sia sugli studenti che sui lavoratori, in quanto uno sciopero ordinario non rappresenta minimamente i problemi che ha il precariato, come non può rappresentare degli studenti, in quanto fare 8 ore di sciopero per uno studente non equivale a nulla, nel senso. E poi per porre la questione del diritto all'insolvenza come prospettiva per una risoluzione alternativa della crisi, non quella che ci pongono le banche, perché non è per forza che bisogna stare a quello che dicono le banche. Sono qua per manifestare questa precarietà totale che investe non solo il lavoro, il lavoro vaffanculo, investe la vita, investe i corpi, investe gli affetti, investe tutto. Mi chiamo Maria Perrone e sono qui perché non ne posso più di tutto quello che ci stanno facendo e ho bisogno di più giustizia, più libertà e più diritti per tutti, che vengono sempre calpestati, soprattutto ai più deboli succede questo. E io sono qui per rappresentare i deboli, gli studenti, tutti i ragazzi, tutta l'Italia. Nando. Perché sei qua? Per la lotta a Gaza, per il suo governo. Dove vai? Dove vai? Se la casa non ce l'ha, se non ce la date voi, ce la prenderemo noi. Silvia Caramia, sono qui per lottare contro tutto e tutti. Sono una precaria e sono qua per la situazione drammatica nella quale ci troviamo. Insomma, c'erano intere generazioni senza futuro, generazioni passate che stanno perdendo il loro lavoro. Sono qui per il nostro futuro, che penso che comunque sia importante manifestare, farci sentire e proporre le nostre alternative a questo sistema chiaramente malato. Sono qui per protestare contro questa grande opera che è l'alta velocità. È un'opera inutile e devastante. E oltretutto, secondo i mass media, è stato aperto un cantiere. In realtà non c'è nessun cantiere, anzi è una recinzione con tanto di filo spinato. E l'opera quindi non è ancora iniziata. Sono qui per il motivo per cui ci sono tutti quanti, perché siamo più che indignati, siamo incazzati, perché non è questo il modo di rincorrere una crisi che non sarà mai risolta in questo sistema e con questo governo. Sono Gianna De Masi del Comitato in Ottava della Val Sangone. Siamo qua perché la battaglia contro il TAV si inserisce a pieno titolo in questa rivolta contro un debito che non abbiamo creato noi, contro una politica che cura gli interessi di poco a danno dei molti. Il meccanismo del TAV è proprio questo: iniziative private garantite dal denaro pubblico, il nostro squalo che si mangia scuole, asili, ospedali, direi che è esemplificativo. La battaglia va avanti da tanti anni, da sempre abbiamo denunciato questo meccanismo economico, oggi più che mai è giusto, legittimo e doveroso da parte nostra essere in questa situazione, in questa
occasione. Federico Girovese, sono qua perché credo che nessuno ci può ad ora, ci rappresenti, per criticare contro le politiche neoliberiste che dall'80 in poi stanno flagellando questo paese e l'Occidente. Nome e cognome se vuole, se non fa niente perché è qua? Per riscontrare tutta l'educazione che ho dato ai miei figli. Non so più che cazzo dirgli. Tutti i valori che gli ho insegnato non li riscontrano nella società. Sono stanca, indignata, schifita. Basta di essere presa in giro, veramente basta. Lasciateci stare, lasciateci lavorare, lasciateci vivere, lasciate crescere i nostri figli. Siamo qua perché a Brindisi chiediamo il lavoro, c'è una polizia. Hanno arrestato 18 di noi. E vogliamo Bobo e gli altri liberi! Abbiamo chiesto lavoro e ci hanno arrestato. Come dei delinquenti, noi abbiamo famiglia e bambini. Non siete stato voi che fate leggi su misura, come un paio di mutande a seconda dei genitali. Siamo qua per manifestare la nostra indignazione contro le politiche di austerità, ma soprattutto per ribadire il nostro diritto al futuro e noi soprattutto per dire che noi non siamo disposti a pagare un debito che non abbiamo provocato. Io mi chiamo Daniela Doncelli, sono qua perché sono indignata, perché ho due figlie ricercatrici all'estero, perché sono stufa, perché non ce la faccio più, abbiamo vinto 4 referendum e non abbiamo risposte, l'acqua doveva tornare pubblica e vogliono continuare a farci pagare il 7% di ricavo garantito. Abbiamo i nostri figli che scappano, non trovano lavoro, siamo stufi, non ce la facciamo più. 40 anni di contributi anche ai parlamentari prima di prendere la pensione e poi possono allungare i nostri tempi. Sono Teresa Elefante di Mirafiori. Siamo qua perché Marchionne non sta dicendo la verità ai lavoratori e infatti questo striscione la dice lunga. Noi vogliamo sapere le intenzioni di Mirafiori. Non vogliamo che all'ultimo momento ci dicano che Mirafiori chiude, come stanno facendo tanti altri stabilimenti. E per questo noi siamo qua. Raffaella Augugliaro, Confederazione Cobas di Genova. Siamo qua perché siamo tristi, siamo qua perché non ce la facciamo più, siamo qua perché i cunei inseriti all'interno dei diritti dei lavoratori ormai sono veramente troppi, siamo qua perché l'attacco continuo allo Stato sociale è ormai insopportabile, siamo qua perché non vogliamo più che questo continui. Siamo qua per sondare. Sono 5 anni d'Ario, pensionato. E sono qua perché ora che il governo dice basta, perché noi ci siamo stancati di sopportarli e di sentirle queste bugie. È tutto qui. Bisogna che gli italiani se la smettono di stare a casa e sbraidare per questa politica e non fanno nulla per venire qui in piazza. È tutto qui, si devono svegliare, devono venire qui con noi, incazzati neri come me e come forse tutti noi. E questo voglio dire, perché dobbiamo togliere quei 4 diti di cerume che hanno nelle orecchie, che loro fanno finta di non sentire, ma noi dobbiamo stappare quelle orecchie da vicino, a tu per tu, a faccia scoperta come me. Siamo la Brigata di Solidarietà Attiva, per tutta l'estate scorsa siamo state a fianco dei braccianti a Nardò insieme all'associazione Finisterre e abbiamo seguito lo sciopero dei braccianti nei campi sfruttati dai caporali che lucravano sul loro lavoro. Siamo qui a fianco a loro in questa giornata memorabile e li accompagneremo. Come ti chiami, da dove vieni e perché sei qua? Mi chiamo Musa, vengo dal Congo, sono qua per partecipare a questa manifestazione, per lottare contro il lavoro nero, contro criminalizzazione africani. Ciao, io sono Alessandra della Rete Romana di Solidarietà con la Palestina. Stiamo camminando con Vittorio nel cuore. Vittorio Arrigoni, l'attivista dell'International Solidarity Movement, è stato ucciso a Gaza il 14 aprile ed è come se fosse ieri e oggi è indignato con noi. Quindi
Ciao Vittorio, dovunque tu sia, tu vivi. Siamo l'associazione Mamme Vulcaniche Ollus di Bosco Reale, istituite per combattere contro le discariche abusive nel Vesuvio, per la chiusura della cava Sari, una cava che sta nel Parco Nazionale del Vesuvio, in deroga a tutte le norme di legge e normative europee, ricca di rifiuti tossici, veleni, ancora aperta. Nonostante tutto questo, vogliamo la chiusura immediata con la bonifica. Il governo ci ha promesso, ma sta ancora lì e produce morte, morte lenta, inesorabile per noi mamme, per i nostri figli, per tutti i cittadini del Vesuviano. Siamo stanche. Mi chiamo Edoardo e sono qui perché questo governo fa schifo. Bisogna protestare perché così non va bene. L'Italia va a rotoli, non solo l'Italia. Chi ha il potere se ne sta approfittando. Con questo fiuto fate schifo. Perché siete qua? Per protestare contro questo governo infame e tutte le sue malefatte, contro le banche e il signoraggio e tutto quello che ne comporta. Perché sei qua? Perché mi sono rotto il cazzo d'Italia, perché? Antonio, e sono qui perché sono contro questo governo, contro, e contro i politici, perché veramente non se ne può più, non se ne può più di questa situazione, e noi siamo una generazione sfortunata e diverremo poveri, purtroppo è questo. Siamo scesi quest'oggi a Roma insieme a migliaia di persone che non se la fa più praticamente per vivere, che non se la fa più perché le condizioni che in questo momento il governo dichiara praticamente la guerra ai poveri, chiaramente con i tagli, con la situazione che in questo momento di degrado nella nostra società, lo vediamo chiaramente, e noi oggi insieme a tantissimi miliardi di persone decidiamo di scendere in piazza e decidere basta. No, siamo un gruppo di giovani di Civita Castellana e siamo qui per partecipare a questa giornata perché ci siamo rotti di tutto questo schifo della democrazia che non esiste. Allora, siamo il Donni in Nero, una rete internazionale di donne contro la guerra. Siamo qua perché riteniamo che noi la crisi non la vogliamo pagare, pensiamo che debbano essere tagliate le spese militari, sappiamo che un F-35, il nostro governo ne vuol comprare 131 cacciabombardieri, ci vengono 185 asili, noi vogliamo che si tagliano le spese militari per le spese sociali. Ma chi cazzo siete?